Grande Fratello VIP, dell'Ellis, arriva la petizione contro Signorini. Giulia dell'Ellis, la richiesta del pubblico per Signorini al GF VIP. La scorsa puntata del Grande Fratello VIP ha soddisfatto le richieste del pubblico da casa. Durante la diretta, Ilary Blasi ha parlato delle frasi dal contenuto omofobo rilasciate dai concorrenti del reality. Alfonso Signorini, opinionista del programma, si è scagliato pesantemente contro Giulia dell'Ellis, ex protagonista di Uomini e Donne e attuale compagna di Andrea Damante, usando un tono di voce che non è sembrato così pacato come al suo solito. Il numeroso popolo del web non ha visto di buon occhio la scenata fatta da Alfonso Signorini verso Giulia dell'Ellis, tanto da organizzare una vera e propria petizione per chiedere al noto giornalista di porgere le sue scuse alla concorrente in diretta televisiva. Lo scontro tra i due non è passato inosservato nemmeno dai personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo. Qualche esempio? Selvaggia Lucarelli, che ha paragonato l'attaccare Giulia come sparare contro la Croce Rossa. Questa seconda edizione del Grande Fratello VIP sembra non soddisfare il pubblico da casa, che si ritrova quasi ogni settimana a dover chiedere agli autori del programma di prendere provvedimenti verso i suoi protagonisti. Alfonso, lunedì sera, asseconderà il volere dei telespettatori, chiedendo scusa alla dell'Ellis? Signorini indigna i fan, le scuse per la dell'Ellis al Grande Fratello VIP. C'è da dire che per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non è tutto rose e fiori, se una parte del pubblico pretende le scuse di Alfonso Signorini, una parte dei telespettatori chiede l'espulsione della ragazza. Andrea Damante ha difeso più volte Giulia dell'Ellis dopo la scorsa puntata del GF VIP. La comunità LGBT sembra essere davvero furiosa nei confronti della ragazza, tanto da inventare numerosi meme con le sue citazioni, ma c'è anche una grandissima fetta di pubblico che trova ingiusto il comportamento di Alfonso Signorini nei suoi confronti, giudicandolo di parte. Secondo i fan di Giulia dell'Ellis, l'opinionista del GF VIP non proverebbe una certa simpatia per la fidanzata di Damante. Già durante la scorsa edizione del reality, quando Andrea faceva parte degli abitanti della casa, Alfonso e Giulia erano soliti discutere negli studi di Mediaset. I fan ci hanno visto giusto o si sono lasciati accecare dalla rabbia per aver visto la loro beniamina al centro delle polemiche? Non ci resta che attendere lunedì sera, con il quinto appuntamento dello show, per scoprire le intenzioni del noto giornalista televisivo.